Allora, la storia di Decimo Pozzo inizia da qui, da questo colle di San Giorgio, un colle alto appena 17 metri sopra il livello del mare, e che attesta e che documenta la presenza dell'uomo già dal 6000 a.C. Quindi abbiamo tracce del Neolitico antico, medio e recente, una continuità abitativa, quindi una sequenza culturale ormai documentata sino ai giorni nostri, senza alcuna soluzione di continuità. Ma soprattutto è importantissimo il ritrovamento di 13 spade e 6 pugnali in rame arsenicato, che rappresentano i primi esempi di armi della Sardegna, ma forse di tutto l'intero Mediterraneo. Tutti questi pezzi sono oggi esposti al Museo Archeologico di Cagliari, unitamente anche ad altri ritrovamenti sempre del comune di Decimo Pozzo. Si tratta di un menhir proto-antropomorfo, ha tre facce lavorate, con la faccia principale rivolta a est, mentre il terminale è ad ogiva. Risale con molta probabilità alla cultura di Ozieri I e non a caso, proprio a breve distanza da questo sito, in località Sugungiao de Marco, è stata ritrovata la nota statuina della Dea Madre in alabastro. Poco distanti, ad alcuni di metri dal menhir Perdasi, si trovano 5 lastroni che potrebbero trattarsi a loro volta di dei menhir e quindi facenti parte di un circolo megalitico insieme a menhir Perdasi, ma potrebbe anche trattarsi di lastre, alcune con coppelle, almeno 2 coppelle incavate, che potrebbero anche suggerire eventualmente anche altre soluzioni, quindi non necessariamente menhir, ma potrebbe essere anche un dolmen o forse anche una tomba o l'ingresso di una tomba a corridoio. Allora, le mie spalle è il nuraghe Ibas, un nuraghe completamente interrato, è possibile scorgere appena nel periodo magari primaverile, autunnale, è possibile scorgere la torre principale. Il nuraghe è segnalato comunque dalla letteratura archeologica, è un nuraghe che non è mai stato scavato, non è mai stato oggetto di nessun tipo di studio. È probabile da alcune immagini fatte con un drone scorgere non solo un nuraghe semplice monotorre, ma forse scorgere almeno altre 2 o 3 torri che si addossano alla torre principale, tanto da far ipotizzare un nuraghe complesso di tipo trilobatto. Ma tutto questo resta al momento un'ipotesi, perché si tratta di un monumento straordinario, sicuramente anche per la sua imponenza, però un nuraghe che va assolutamente da studiare, da scavare il prima possibile. I lavori di scavo hanno messo in luce, oltre agli elementi che abbiamo descritto precedentemente, anche diverse monete. Queste monete vengono datate intorno al 1100-1200 sino al 1500. Sono state messe in luce anche delle diverse sepolture, quindi possiamo essere certi che l'edificio è stato sempre in uso sino ai giorni nostri. Le stesse fonti documentarie ci confermano i vari interventi, spesso di piccoli interventi di restauro che avevano effettuato nel monumento nel 600, nel 700 e nell'800. Alle mie spalle invece il retablo, un retablo che ha un'impostazione quattrocentesca o cinquecentesca, ma che presenta alcuni elementi che portano a datarla almeno alla seconda metà del 500, quindi è possibile che ci siano state delle ridipinture. Si tratta di un doppio trittico con 2 scomparti laterali e uno centrale. Nello scomparto in alto centrale abbiamo la scena della crocifissione e nel pannello invece centrale mediano abbiamo l'adorazione dei magi. In alto a sinistra abbiamo un santo martire, forse San Saturnino, Sant'Antioco, forse Sant'Efiso, non abbiamo ancora definito esattamente chi,
invece in basso abbiamo San Giorgio a cavallo, con nello sfondo abbiamo la principessa, e in basso appunto l'atto in cui San Giorgio uccide il drago con la lancia. Negli scomparti invece laterali, a destra, alla mia destra, abbiamo un altro santo, forse Sant'Antonio, forse Santo Tito. È anche indicato il nome forse del committente, un certo Pittavo, illustrissimo Pittavo. E in basso abbiamo San Michele Arcangelo. Nella predella sottostante abbiamo rappresentati ai lati i quattro evangelisti, al centro l'Eucaristia e l'Arcangelo Gabriele con la Madonna, che rappresentano la scena dell'Annunciazione. In questa edicola seicentesca si conserva ancora la statua di San Giorgio a cavallo, anch'essa databile intorno alla metà del 600 o inizio del 700. Alla fine del 1914 dei pastori desulesi si presentarono a Cagliari con del materiale che fecero vedere al soprintendente Antonio Taramelli. Antonio Taramelli riuscì a vincere la diffidenza dei montanari, i quali speravano di avere dei profitti, e si fece accompagnare anche nel sito. Taramelli quindi dedica già in quell'anno uno studio ed elenca in modo dettagliato tutti i reperti ritrovati. Parliamo di circa 172-174 reperti più 12 kg di frustoli di rame e pannelle. Nel 1915 Taramelli riesce a farsi accompagnare comunque sulla collina, quindi visita il sito, e in una successiva pubblicazione, quella del 1918, descrive esattamente il sito del ritrovamento, descrive quindi questo ripostiglio, che è un contenitore in terracotta molto grande, all'interno del quale c'è un altro più piccolo, che si trova in una struttura rettangolare o ellittica di circa di 2 metri per 4. Scrive anche questa pietra che serviva, questa sorta di menhir, la cosiddetta rocca de Suvara, che serviva come segnale per individuare il ripostiglio, e descrive e riporta anche con dei disegni il nuraghe che si trova nella cima del colle. Nel 1921 Taramelli riprende tutto questo materiale e lo classifica in modo dettagliato. Oggi è possibile vedere la maggior parte di questi reperti nel Museo Archeologico di Cagliari.